Guardatela bene questa Skoda Vision RS, perché da queste forme nascerà la prossima Skoda Scala, una vettura che vuole entrare di prepotenza all'interno del segmento C sfruttando quelle che sono le tecnologie migliori del gruppo, ovvero la piattaforma MQB, il passo di 2,65 m, praticamente lo stesso della Golf, e dimensioni di 4,36 m. Una vettura che sfrutta un powertrain ibrido, in questo caso esattamente come la sorella Vision X, ma a differenza del crossover non ci sono le quattro ruote motrici, c'è un motore elettrico all'interno del cambio a doppia frizione DSG, 245 cavalli di potenza massima da 0 a 100 in 7 secondi. Questo ovviamente sono dati del prototipo, ma quello che stupisce è che non fa solamente 50 km di autonomia in modalità completamente elettrico, come nel caso ad esempio della Golf GTE, ma si arriva addirittura a 70 grazie ad un pacco batterie di 13 kWh installato sotto i sedili posteriori. Bellissima la zona anteriore con questo gioco di luce in questo concept, che ovviamente non rimarrà del tutto all'interno della variante definitiva, ma questi gruppi ottici, alcuni elementi di questi gruppi ottici sicuramente li ritroveremo, in particolar modo per quanto riguarda la forma. Stesso concetto anche per quanto concerne la calandra, che come vedete vanta dei listelli che possono anche essere illuminati. L'allestimento sportivo che troviamo invece nella parte bassa sono sicuro che lo ritroveremo all'interno di qualche variante rally sport, appunto la sigla RS, come del resto ritroveremo forse dei cerchi da 19 pollici, quindi un po' meno estrosi rispetto a questi, dietro al quale in questo caso si cela una pinza a 4 pistoncini con disco flottante da 380 mm, una gommatura da 20 pollici direi anche abbastanza importante, 225-35, ma insomma non è un dettaglio da salone che sicuramente sparirà nella variante definitiva. Sparirà purtroppo anche questo specchietto, mi piace molto, lo vedete com'è fatto, anche questa è una tecnologia luminosa proprio interno, mentre nella zona posteriore si fa notare la presenza di una illuminazione anche qui molto sofisticata. C'è una sottile linea rossa che corre lungo tutta la zona posteriore, lo vedete, eccola qui, sono riuscito anche a farla illuminare. Come vedete ci sono dei cristalli proprio interno, dà un'idea di grande raffinatezza, come di raffinatezza dà l'idea anche questo gruppo ottico con la L rovesciata che va ad integrarsi anche nella zona laterale. Mi piace molto il cristallo che corre a filo del montante posteriore, si raccorda direi molto bene con il gruppo ottico, e mi piace anche come gli stilisti della Skoda siano riusciti a integrare molto bene questa ala. Ve la faccio vedere anche dentro, guardate che interni pazzeschi che ha questo concept, i materiali sono di altissima qualità, ovviamente tutto è studiato nel minimo dettaglio e soprattutto è tutto fatto a mano, proprio perché è una vettura che è stata mostrata come concept car al Salone di Parigi. Molto bello il sedile con questo guscio contenitivo, molto sportivo, bella la parte laccata bianca nella parte alta, direi grande ispirazione sportiva, ma anche grande lusso con questi rombi con cucitura a contrasto nella parte bassa. Si fanno notare i devio luce, li vedete con finitura cristallo, ma si fa notare anche la parte bassa del volante con questa illuminazione e poi i nuovi comandi all'interno dei quali appunto si possono andare a modificare i menu del virtual display che troviamo qui davanti. Molto bello, molto ben fatto, mi piace moltissimo anche questo super display montato a sbalzo, lo vedete all'interno della plancia, una plancia che ha uno svaso nella zona centrale realizzata in fibra di carbonio con una parte alta invece realizzata in materiale plastico. Molto bella la finitura della bocchetta in rosso, anche qui fibra di carbonio. I tasti, come avete visto, scorrono avanti e indietro, questo serve per aprire o chiudere il cassettino qui nella zona centrale, all'interno del quale trova posto anche il riferimento per quanto riguarda il driving mode, che può essere selezionato attraverso questo piccolo tastino. Davvero molto bella, davvero molto ben fatta, ovviamente c'è un cristallo a tutta ampiezza, lo vedete. Bellissimo, vi faccio vedere anche come è fatta dietro, essendo rally sport non poteva che essere sportiva, anche qui finiture di alto livello sia per quanto riguarda le porte ma anche i sedili, stessa cosa della zona anteriore la ritroviamo anche dietro, dove appunto trovano posto due sedili. Cerco di salire a bordo senza rompere nulla perché è una vettura davvero molto delicata, ma vi faccio notare come ci sia molto spazio per le gambe. In 2,65 m di passo i tecnici Skoda sono riusciti a ricavare 4 posti assolutamente comodi. In questo caso, come vedete, abbiamo un monitor anche nella zona posteriore, qui c'è un tasto per andare a misurare le pulsazioni perché dovrebbe essere una macchina emozionante, ma quello che mi piace comunque è lo spazio a bordo di una vettura che si annuncia sicuramente molto interessante per questo segmento. Non mi rimane che guidarla, anche se all'interno di questo spazio è chiuso, giusto per vedere come va la nuova combinazione elettrica, che quella sì dovrebbe arrivare di serie con
questo modello e anche con le prossime generazioni di segmento C del gruppo Volkswagen. Andiamo! Ok, ed eccoci al volante della nuova Vision RS. È una vettura che stiamo guidando all'interno di questo capannone in una modalità completamente elettrica, perché i suoi 70 kW di potenza elettrica sono alimentati dal pacco batteria da 13 kWh e permette al motore 1500 TSI di avere delle prestazioni decisamente più brillanti rispetto a quello che potrebbe avere ovviamente girando da solo. I cavalli sono 245, si accelera da 0 a 100 in 7 secondi e 1, ma quello che mi sorprende è che l'autonomia elettrica è di 70 km, quindi 20 in più rispetto alla Golf GTE. C'è stato uno step evolutivo di questa tecnologia all'interno del gruppo Volkswagen e debutta per primo all'interno di questo nuovo progetto, che arriverà nella fase definitiva nell'estate del 2019. È una vettura che anticipa molto dei concetti stilistici che vedremo anche su altri modelli di Skoda. Anche la Vision X ovviamente avrà questo tipo di tecnologia, ma sulla Vision X abbiamo visto come il motore elettrico non sia integrato all'interno del cambio DSG, ma trovi posto dietro. Questo per assicurare alla vettura, che appunto sarà un crossover basato sulla stessa piattaforma MQB, la capacità di essere trazione integrale. Su questa vettura ritroviamo tutto quello che è Golf per quanto riguarda lo sterzo, per quanto riguarda il telaio e anche per quanto riguarda moltissimi altri dettagli come la posizione di guida. Purtroppo non posso mettere la cintura perché è solamente appunto una show car e non c'è proprio il luogo dove alloggiarla, però di fatto è una vettura che porta con sé tutti questi tipi di elementi comuni a quelli che sono già visti sulla Golf e quelli che saranno anche sulla Golf di prossima generazione, perché questa è sostanzialmente un'evoluzione della piattaforma MQB e di tutti quelli che saranno i dettagli che arriveranno anche sulla capostipite del segmento C del gruppo Volkswagen. Molto bello il display che ho qui davanti, da 12 pollici, del Virtual Cockpit. Mi piace moltissimo questo super display qui al centro, spero che rimanga in una declinazione diciamo più semplice, ma comunque a livello di interni devo dire che questa Skoda Vision RS mi piace davvero moltissimo. Non agisco sui pad, non agisco su nulla, però mi dà l'idea anche questo sistema di interazione con il Virtual Cockpit di essere piuttosto semplice e devo dire anche bello e impattante da un punto di vista estetico. È una vettura che aspetto diciamo con ansia, perché mi piace davvero vedere come sta crescendo questo brand. L'hanno chiamata Scala apposta perché vogliono scalare le classifiche all'interno del mercato di vendita, ma anche nella considerazione della gente, cosa che faranno sicuramente con questa nuova segmento C e che faranno sicuramente anche con la Vision X, che appunto darà una declinazione crossover SUV a questo progetto. Rimettiamo in carica la nostra Vision RS, ci metterà 2 ore e mezza a completare il ciclo di ricarica delle sue batterie da 13 kWh. È una vettura che anticipa ampiamente quelli che saranno i concetti stilistici di Skoda, anticipa anche un modello che secondo me sarà di grande successo. Ovviamente presto per anticipare i prezzi, ma quello che posso pensare è che siano simili a quelli di Peugeot 3008, di Renault Megane, ma anche di Volkswagen Golf, dalla quale prende molto della parte tecnica. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook, naturalmente su automoto.it, e ovviamente ringraziarvi per il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, e siamo davvero felici che decidiate di giorno in giorno di dedicarci qualche istante della vostra preziosa vita. Ciao!